La prima pagina della Gazzetta dello Sport, Lautaro dimmi di sì. L'Inter vede il capitano per il rinnovo. Gasp in Gazzetta. La mia dea sempre più forte. Italia ostacoli, Acerbi deve operarsi. Juve, rilancio per Rabiot. Così apre il Corriere dello Sport, la tesi di Motta. Quattro modelli, Ancelotti, Mu, Klopp e Gasp. Ma quale clausola? Conte al Napoli, non c'è nessuna via d'uscita anticipata. Bayern all'assalto, 80 milioni per Tio. Roma, Abraham può portare David. Sorpresa Cagliari, spunta Lucescu Junior. Acerbi si opera, niente europei. L'apertura di Tutto Sport, Vlahovic da gobbo vero. Dal bomber serbo un atto d'amore verso la Juve. Claudio Sala, siamo stufi di galleggiare. Vanoli col Venezia a un pari dalla in attesa del Toro. Guaio Acerbi. L'Inter punta buongiorno a Schürrle. Lione, il club vorrebbe trattenere la Lacazette ma l'attaccante ha una ricca offerta dall'Arabia. Il futuro di Alexandre Lacazette potrebbe essere lontano dal Lione, nonostante l'attaccante francese abbia ancora un anno di contratto. Come riporta L'Equipe, il Lione vorrebbe trattenerlo, ma il giocatore ha una ricca offerta dall'Arabia Saudita che il Lille non può pareggiare. Barcellona, Sergi Roberto è in scadenza, ma il rinnovo è in fase di stallo. Il rinnovo di Sergi Roberto con il Barcellona è in fase di stallo. Come si legge sul Mundo Deportivo, il Barcellona ha dato la sua parola al giocatore, in scadenza di contratto, ma è alle prese con i noti problemi di fair play finanziario che hanno condizionato le ultime sessioni di mercato del club blaugrana. L'addio di Xavi, forte sostenitore del giocatore, ha rallentato ancora di più la trattativa. Jegrova spaventa il Lille, è giunto il momento di andare in una squadra più grande. Il Lille rischia di perdere uno dei suoi protagonisti in estate. Autore di una grande stagione, l'attaccante kosovaro Edon Jegrova ha espresso il desiderio di lasciare la squadra. Ai microfoni del media kosovaro Oxygen, Jegrova, autore di 12 gol e 10 assist nella stagione che si è da poco conclusa, ha espresso il desiderio di lasciare il Lille. Credo di aver dato il meglio di me stesso al Lille e che sia ora di trasferirsi in un club più grande. Nuovo scandalo in Spagna. L'ex Barca Gerard Piqué è indagato per corruzione. Nuovo scandalo in Spagna, Gerard Piqué è indagato per corruzione. L'ex difensore del Barcellona è finito nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sull'accordo della Federazione Spagnola di portare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Il Tribunale di Madrid ha dichiarato giovedì che i contratti firmati tra la Federazione e l'Arabia Saudita nel 2019 e nel 2020 si traducono in un accordo decennale per organizzare il torneo nella nazione mediorientale per 40 milioni di euro, 43 milioni di dollari, all'anno. Ma i documenti sequestrati durante i raid della polizia a marzo, si legge su CorrierDelloSport.it, hanno dimostrato che altri 4 milioni di euro all'anno dovevano essere pagati come commissione alla società di intrattenimento sportivo Cosmos di Piqué mentre l'ex calciatore giocava ancora per il Barcellona e partecipava alla Supercoppa. Arsenal pronto il rinnovo di Arteta, sarà il tecnico più pagato della Premier League. Mikel Arteta e l'Arsenal, avanti insieme. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nonostante i Gunners non siano riusciti a vincere la Premier League negli ultimi due anni, sorpassati sempre all'ultimo dal Manchester City. La dirigenza dell'Arsenal è soddisfatta del lavoro del tecnico e c'è già l'accordo per prolungare il contratto di Arteta, in scadenza fra un anno. Per il tecnico dei Gunners, è pronto un ingaggio da oltre 20 milioni di sterline, quasi 24 milioni di euro, a stagione,
che farebbe di lui non solo il tecnico più pagato della storia dei Gunners, ma anche il più pagato della Premier League. Un ingaggio superiore a quello di Pep Guardiola. Il Leicester cerca il sostituto di Maresca. Una delle opzioni porta a Ruud van Nistelrooy. Il Leicester City è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Enzo Maresca, promesso sposo del Chelsea. Secondo quanto riportato dalla stampa belga, uno dei nomi sul taccuino delle Foxes è quello dell'ex attaccante del Manchester United Ruud van Nistelrooy. Se l'olandese venisse nominato come nuovo manager delle Foxes, sarebbe il ritorno in panchina dopo l'addio al PSV nel maggio del 2023. Il Manchester City cerca un nuovo numero 12, il nome è quello di Michael Zetterer. Il Manchester City ha messo gli occhi sul portiere del Werder Brema Michael Zetterer come potenziale sostituto di Stefan Ortega, qualora il tedesco di origini spagnole venisse promosso al posto di Ederson, corteggiato dai club arabi. Secondo quanto riportato da Sport Bill, il City potrebbe approfittare della clausola rescissoria inserita nel contratto del portiere del Werder quando ha rinnovato lo scorso maggio. Aston Villa, caccia ai rinforzi per la Champions, l'obiettivo numero uno è Conor Gallagher. L'Aston Villa si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione, con i Villans che si sono qualificati alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Independent, uno dei nomi in cima al taccuino di Unai Emery è quello di Conor Gallagher, centrocampista inglese del Chelsea. La Real Sociedad blinda John Aramburu, il giovane terzino firma fino al 2027. La Real Sociedad ha annunciato questa mattina il rinnovo del contratto di John Mikel Aramburu, difensore venezuelano, 21 anni, fino a giugno 2027. Il terzino destro, arrivato l'estate scorsa dalla Real Union, ha rinnovato il suo contratto per un altro anno. 13. L'Ipswich Town blinda il suo allenatore, Kieran McKenna, firma fino al 2028. Kieran McKenna ha rinnovato il suo contratto con l'Ipswich Town. Il tecnico che ha riportato il club in Premier League dopo 22 anni, ha firmato fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese. Il Man United valuta uno scambio, Greenwood all'Atletico Madrid per avere Joao Felix. Già quando giocava con l'Atletico Madrid, Joao Felix era stato chiaro. Il suo sogno era quello di giocare nel Barcellona. Così, stando a quanto riferito da Sport, il suo obiettivo in vista della prossima stagione è quello di restare in Catalogna. Tuttavia non è ancora dato sapere quanti sono i margini di una permanenza in Blaugrana, dal momento che la società culé non ha le risorse economiche per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo, dopo l'ultima stagione in prestito. E così, ad oggi, pare più complicato vedere il portoghese ancora in Blaugrana.